In primis, questo corso verrà registrato e ripresentato sul nostro sito web, quindi se perdete qualche momento o avete qualche dubbio relativamente a qualcosa, lo potrete rivedere fra pochi giorni direttamente online e il link del video vi verrà inviato direttamente sulla vostra mail di registrazione. E la seconda cosa è, per quanto riguarda le domande, se fate accesso alla chat in live cercheremo di rispondere il più possibile, e se non riusciamo a rispondere a tutte quante le domande, le risposte verranno comunicate sempre con una mail unica, dove riceverete tutte le domande fatte con tutte le risposte annesse. Per il resto, io direi di iniziare. Ho visto che ci sono tanti partecipanti, la cosa ci fa davvero molto piacere, visto anche il numero di webinar che vengono fatti in questo periodo. E l'unica accortezza davvero è cercate di non attivare microfoni e videocamere per mantenere stabile la connessione ed evitare problemi di ricezione anche da parte degli altri partecipanti. Allora, questo gruppo di webinar definito di Wall AI Academy Italia comprende 6 incontri, questo è il primo. I primi 2 incontri saranno legati al pacchetto retina, i secondi 2 al pacchetto glaucoma e gli ultimi 2 con il nuovo strumento Anterion per il segmento anteriore. Per questo di Wall Eye, diciamo, copre tutto, la tecnologia che copre tutto l'occhio nella sua interezza. Il nostro primo incontro è quello che è poi la base della tecnologia di Heidelberg Spectralis, cioè la tecnologia multimodale. Giusto per darvi un'introduzione e familiarizzare col prodotto per chi per caso non dovesse conoscerlo, Heidelberg consente tutte le modalità possibili sul mercato e anche qualcosa in più. Quindi abbiamo 3 piattaforme, un OCT semplice, un OCT con la testa mobile e un OCT con angiografo, un modulo nuovo in basso a destra, definito Flex, da sala operatoria o per pazienti allettati. Questo modulo è comprensivo di tutta la tecnologia Heidelberg e quindi non è scomponibile. E tutte le modalità che vediamo, dall'infrarosso al multicolor al blue peak, più le lenti aggiuntive, più il glaucoma, più il pacchetto OCT, premium e quant'altro. Quest'oggi con me vedremo le varie sezioni, i vari moduli legati solo e soltanto alla retina. L'altra cosa da sapere, che è l'altra innovazione che verrà lanciata, è il software definito AX2, cioè l'evoluzione della piattaforma del software Heidelberg, che consentirà non solo l'interconnessione fra gli strumenti esistenti, ma volendo anche la gestione dell'intero packaging di immagini interaziendali. Per questo possiamo dire con orgoglio che il Wall Eye Technology è una cosa attiva e funzionante già sul mercato. Partiamo dalle basi. La base di tutti gli strumenti Heidelberg è un imaging infrarosso a 815 nanometri, ed è abbinabile a tutte le modalità. Ovviamente l'imaging infrarosso è la base sia del 30 gradi che del 55 gradi che del 102 gradi, ma è anche la base del nostro eye tracking combinato con l'OCT, ed è proprio il concetto di approccio più significativo che ha lanciato Heidelberg sul mercato a livello di qualità, e soprattutto è sempre abbinato a un concetto di ottica confocale. Quindi tutto l'imaging che noi facciamo è una scansione laser, non ci sono scatti fotografici, e tutto l'imaging laser che noi facciamo è governabile grazie a un'elevata messa a fuoco controllata proprio con queste ottiche confocali. Lo step successivo è il pacchetto definito modulo Blue Peak, che è quello che ci consente di avere l'autofluorescenza. È un 488 nanometri, sempre con ottiche confocali. La base poi della nostra angiografia, quindi il pacchetto Blue Peak con il filtro barriera ci consente di avere l'autofluorescenza vera e propria. Aggiungendo al filtro barriera il filtro eccitazione, avremo poi la parte angiografica. Di norma, tutti gli angiografi sono dotati di
dell'autofluorescenza, però anche l'OCT semplice può essere abbinato al pacchetto autofluo. Di conseguenza, anche l'OCT può lavorare in concomitanza con l'autofluorescenza. La cosa fantastica di questo tipo di tecnologia è che, non essendo uno scatto con un filtro, ma bensì un laser blu dedicato, il contrasto, la qualità dell'immagine, la possibilità di interfaccia con la microperimetria o quant'altro sono molto semplici. La connessione ad altri strumenti è altrettanto semplice. Chi utilizza un angiografo e anche l'OCT può avere la camera tiltabile, quindi si può andare in periferia dai 15 gradi ai 102 gradi. Il tilting della camera ci consente di fare un composite. È una soluzione davvero molto duttile, molto semplice. Delle volte funziona molto bene anche in condizioni di non dilatazione del paziente ed è supportato sempre dall'eye tracking di base. Come dicevamo prima, il modulo Blue Peak è la base della nostra componente di angiografia dinamica. Qui vediamo alcuni esempi, alcune immagini dove si inserisce semplicemente premendo il tasto injection della camera, si inserisce il filtro eccitazione, la camera riceve il contrasto e il mezzo di contrasto da utilizzare rispetto a tutti gli altri strumenti è molto molto meno, si va da 1.1 a 1.5 cc. È un esame totalmente dinamico, quindi non essendo uno scatto, essendo una ripresa in continuo, noi vediamo tutti i momenti del flusso, del mezzo di contrasto che inonda i vasi retinici, e soprattutto possiamo avere una baseline sulla quale eseguire un follow-up e, come detto prima, è abbinabile anche in live a un OCT. L'unica limitazione, tra virgolette, è che una volta attivato il modulo angiografico, quindi una volta attivato il nostro filtro eccitazione insieme al filtro barriera e iniettato il mezzo di contrasto, fino a che non c'è il washout totale del mezzo di contrasto, non si può più utilizzare l'autofluorescenza perché sarà inficiata appunto dal contrasto che viene percepito. A questo si aggiunge ovviamente il modulo CGA che lavora potenzialmente in parallelo, utilizza invece che un 488 un 786, quindi un quasi verde, e è stimolato da un contrasto di verde differente, cioè il verde in oceanina. Le quantità di contrasto possono essere praticamente le stesse, le opzioni sono le stesse, e ovviamente può essere utilizzato dai 15 gradi ai 102 gradi. La cosa da tenere ovviamente in considerazione è che, potendo effettuare anche un'angiografia combinata FA più ECG, le opzioni di scelta dell'iniezione con contrasto sono varie. Si possono fare due tempi differenti, ma si può fare anche un bolo combinato. L'altra cosa fantastica, oltre alla possibilità di fare un near infrared, cioè inserendo il filtro di eccitazione senza aver ancora iniettato il contrasto, quindi filtro barriera più filtro eccitazione che stimolano una risposta retinica per generare un imaging statico near infrared. Una volta fatto iniettato il mezzo di contrasto, possiamo andare a lavorare sui due canali differenti, quindi FA e ECG, e possiamo ampliare il campo, possiamo acquisirli in combinato e possiamo acquisirli con l'OCT. Anche in questo caso non posso andare a fare un near infrared se ho già eseguito l'iniezione, ma posso eseguire una autofluorescenza al blu avendo fatto un ECG. Quindi ricordiamoci sempre che sono due canali separati che vengono combinati dalla macchina, sono tutti e due dinamici, però l'FA a 486 nanometri rispetto all'ECG ha un canale differente, quindi io posso anche eseguire un'autofluorescenza in combinato a un ECG. Lo step successivo dell'evoluzione è nient'altro che il multicolor. Il multicolor è la combinazione di tre canali direttivi, quindi in questo caso sono tre laser a tre lunghezze d'onda specifiche, infrarosso, verde e blu, senza filtri, quindi sono le risposte del tessuto specifiche a quel tipo di colore laser. Questi tre canali vengono combinati in un'unica immagine colore.
Quest'immagine arriva a un'ampiezza massima senza calcolare un composite o il tilting della camera di 55 gradi, quindi non è utilizzabile con la lente da 102 gradi, però è stata validata FDA ed è a livello diagnostico comparata, anche se ha delle caratteristiche leggermente diverse, a un'immagine fundus. Questo vuol dire che se volessimo acquisire un modulo multicolor, potremmo dimenticarci della fundus camera. Ora, la fundus camera, come vediamo anche da alcuni esempi, ci consente di avere la classica immagine del fondo che conosciamo, con la quale lavoriamo bene. Il multicolor ci dà un contrasto e dei dettagli superiori, ci fa vedere però dei segni patologici in maniera leggermente diversa. Per esempio, il contorno di una membrana può risultare più o meno rosso perché dipende da sempre dalle ottiche confocali, quindi dipende sempre dal punto di messa a fuoco. Ci consente di vedere molto meglio gli strati delle fibre nervose perché sono molto enfatizzate dal canale verde, cosa che ci diventa utile anche per l'ambito del glaucoma. Ci consente di decidere il punto di messa a fuoco e di conseguenza mettere in evidenza una drusen piuttosto che un essudato, piuttosto che una qualsiasi componente vascolare. Ovviamente anche il multicolor è accoppiabile all'OCT. La cosa molto bella di questo tipo di modulo qual è? È quella che da solo, senza OCT, è come se diciamo, si avvicina molto a darci un'immagine 3D con tre strati di profondità, dove il blu è quello più superficiale, il verde è quello intermedio, l'infrarosso è quello più profondo. Accoppiato all'OCT ci consente di capire esattamente dove quel segno patologico è posizionato, perché, e vederne e controllare la sua evoluzione. Ovviamente l'altra parte importantissima del nostro software è la componente OCT. La base hardware del nostro OCT standard, quindi il modulo OCT definito 1, è un 40.000 scan, sempre 880 nanometri. Heidelberg non utilizza sulla componente retinica dei suoi strumenti lo swap source, nonostante ne sia in possesso di questa tecnologia. La tecnologia swap source è una tecnologia che si acquista, quindi tutte le case acquistano questo tipo di tecnologia. Loro non la utilizzano perché sono dotati del software EDI, che sta per Enhanced Depth Image, che consente di switchare più o meno in profondità il fascio laser. Pertanto la componente vitreale, quella retinica e quella coroideale sono sempre molto ben visualizzate, anche in un'unica immagine con la tecnologia Full Depth Image, che unisce l'EDI a un defocus che ci consente di vedere meglio il vitreo. Però in questo modo la risoluzione assiale di 3,9 micron rimane invariata, e quindi la qualità di visualizzazione sia sulla retina che sulla coroide rimane perfetta. Ovviamente, come tutti quanti i software, è dotato di scansioni radiali, di scansioni volumetriche, di elaborazioni in mappa, quindi può eseguire tutto quello che eseguono gli altri strumenti, se non di più, perché le possibilità che abbiamo sono anche di customizzare sia in posizione che il numero di scansioni, tutti quanti i nostri pattern. Qua in basso a destra voi vedete che abbiamo l'ART, che è la nostra famosa riduzione del rumore di fondo, che ci consente di pulire le immagini e renderle qualitativamente superiori. L'ART va da 1 a 100, vuol dire che se io acquisisco un OCT con ART1, acquisisco un'unica scan OCT in quel punto. Se arrivo a 100, la scan OCT saranno 100 frame dello stesso punto. 9 consente velocità e minore qualità, 16 è una via di mezzo, 50 è un 50%, 100 è il top qualità. Ci consente di inclinare la scan a nostro piacimento, ci consente di scegliere il numero di sezioni da utilizzare nella nostra scansione, ci dice sempre la distanza tra le varie scan fino a una distanza minima di 11 micron fra le scansioni, e questo è il campo di acquisizione 30x25, può diventare 30x30, può essere ampliato con la lente da 55 gradi. L'altra qualità che ci dà la scansione confocale è
la possibilità appunto di decidere la profondità della scansione OCT accoppiata all'imaging del fondo. In basso vedete una M con un occhio, M sta per medium, è banalmente, per renderlo più semplice per l'utente, un occhio emmetrope. Avrete una casellina aperta con small, medium, large ed extra large. Se io non riesco in un occhio molto miope a raggiungere come posizione fisica della mia camera il mio CT accoppiato alla mia immagine nel fondo, basta usare L o XL e in questo caso la macchina confocale sposterà la mia scansione di uno step più avanti e consentirà di raggiungere l'OCT anche in condizioni estreme. Ovviamente tutte queste funzioni sono abbinate al nostro eye tracking attivo. Viene definito attivo, ci tengo a precisarlo, perché l'eye tracking entra in funzione nel momento in cui l'acquisizione viene lanciata. Io lancio l'acquisizione, inquadro la retina, nel momento in cui lo software visualizza la retina inizia a prendere i punti di refere e lavora. Non lavora in post acquisizione, lavora sempre in live. Questo consente dei follow up di qualità nettamente superiore agli altri sistemi, con dei gap da studi clinici definiti 1-2 micron, più realisticamente la media di gap tra un esame e l'altro è circa 2.8 micron. Sempre relativamente per quanto riguarda l'OCT, giusto alcune nozioni, la segmentazione è presente, è una segmentazione a 10 strati, il follow-up è attivo direttamente e consente un follow-up totale, quindi sia sul singolo scan OCT che sulle mappe di spessore con ovviamente i differenziali. Questi sono alcuni piccoli esempi di scansioni che si possono utilizzare o settare. Vi ho fatto presente soltanto che la dense, la fast e la detail sono tre scansioni già presenti nel software, la radial è presente però in un formato più semplice. Tutte le scansioni si possono customizzare e creare. Nella schermata di acquisizione sono quattro tasti custom, questi tasti possono essere utilizzati dall'utente per creare delle scansioni personalizzate. L'altra cosa che ho segnalato è che tutte le scansioni che hanno una distanza di 30 micron o inferiore tra le varie scansioni attivano in automatico l'ENFAS. Heidelberg l'ha denominato Transverse Section Analysis, è l'ENFAS vero e proprio, quindi una visualizzazione 3D di tutto quanto. Per attivare l'ENFAS basta semplicemente ridurre la distanza fra le scansioni. Questo è il cube scan, scan volumetrica o quant'altro che noi visualizziamo. Questa qui è visualizzata su un campo di 35 gradi circa. La cosa importante da sapere, come vi ho anticipato poco fa, è che è un imaging che non richiede nessun tipo di aggiornamento software, è integrata nel concetto di OCT e dipende semplicemente dalla distanza tra le scansioni. Più sono fitte, più il rendering dell'immagine, quindi la ricostruzione degli spazi vuoti tra una scan e l'altra, sarà qualitativamente superiore. Ovviamente non si limita alla retina, può andare in coroide, può essere addirittura utilizzata volendo anche sul vitreo. Lo step successivo che Heidelberg ci consente di utilizzare è l'OCT2. L'OCT2 è un'evoluzione a livello di velocità di acquisizione. La velocità di acquisizione passa da 40.000 scan a 85.000, sempre con lo stesso diodo, 880 nanometri. La risoluzione del tessuto sono 7 mm, quindi è ampia. La cosa fantastica qual è? È che non utilizzando uno sweep source, la risoluzione assiale, quindi quella che noi andiamo a visualizzare dritto per dritto con la nostra scansione nel tessuto, rimane invariata a 3.9, che è la più alta sul mercato. Aumenta la risoluzione laterale. Cosa vuol dire? La risoluzione laterale non è nient'altro, è in parole povere, quanto io posso avvicinare una scansione all'altra. Con lo CT1 io posso arrivare a 11 micron di distanza tra le B-scan. Con lo CT2 riesco ad arrivare a 5.9, diciamo 6 micron. Quindi la nostra ricostruzione
laterale sarà qualitativamente superiore. Questo ci aiuta tantissimo nel discorso ENFAS, ma ancora di più nel discorso AngioCT, che è il software che si può accoppiare a questo tipo di modulo. Il modulo CT2 è un modulo a sé stante che può essere acquisito indipendentemente dalla componente AngioCT, perché rende l'acquisizione molto più rapida in tutte le sue modalità, ma qualitativamente superiore. A sinistra vedete una scansione OCT2 normale, quindi senza usare trucchi, senza usare ricostruzione. A destra una scansione swap source. Ovviamente questa scansione swap source a destra ha un vitreo molto simile al nostro, perché è la scansione dello stesso occhio. Lo strumento di destra è un Topcon swap source, lo di sinistra è il nostro CT2. La qualità del pacchetto totale di analisi è superiore. Oltretutto, lo CT2 a sinistra è fatto senza attivare le DI, e vediamo che senza usare la nostra tecnologia più profonda, noi riusciamo ad avere praticamente la stessa quantità di coroide acquisita rispetto a una swap source, però mantenendo una migliore qualità a livello di scansione OCT e anche vitreale. Questo giusto per dare qualche dettaglio tecnico, sono i motivi per cui poi alla fine Heidelberg non ha scelto di passare a un swap source. Lo swap source avrebbe diminuito tantissimo la qualità, per esempio, sull'acquisizione del segmento anteriore, e la qualità dell'acquisizione retinica in sé per sé sarebbe diminuita molto, avrebbe limitato tanti punti di quello che sono le peculiarità dell'OCT di Heidelberg, e i vantaggi dell'OCT 1 rispetto all'OCT 2 sono nettamente superiori, come tempo di acquisizione in secondi. Per esempio, qua su questo schema sono segnalati il PPOL e lo NHRC, che sono i due esami più lunghi da eseguire. Si passa per un PPOL da 23 a 14 secondi, per un NHRC, che è un esame molto molto dettagliato del nervo ottico, da 43 secondi a 19. Quindi la qualità viene anche supportata da una velocità di acquisizione, quindi da un aumento qualitativo del nostro workflow di lavoro. Come dicevamo, questo tipo di modulo può essere implementato con il software AngioCT. Il software AngioCT ormai è noto a molti, è un software che percepisce il movimento, quindi, come vediamo dall'immagine a destra, percepisce vari momenti definiti T1 e T2 acquisiti a rapida successione, e ci dice dove c'è movimento, come per esempio in questo punto del vaso sanguigno, e dove non ce n'è, e ricostruisce con un rendering a livello funzionale di struttura quelli che sono i vasi e quelli che sono i non vasi, quindi le strutture a livello non vascolarizzate. Ovviamente c'è sempre un rapporto tra il nostro OCT strutturale e il nostro OCT angiografico o angio CT. La segmentazione è sempre attiva nello stesso modo. Oltre a questo, abbiamo delle segmentazioni aggiuntive proprio dedicate al modulo angio CT, ma nel prossimo incontro poi approfondiremo questo sia da un punto di vista tecnico che clinico. La qualità dell'OCTA, dicevamo, è mantenuta a livelli altissimi, perché abbiamo delle ottime profondità come micron a livello assiale e laterale, e in questo modo riusciamo a valutare tutti i dettagli della nostra retina, compreso quelli dei capillari più piccoli. Il modulo AngioCT dispone di due possibilità di acquisizione: un'alta risoluzione e un'alta velocità. Come vediamo dalle immagini, l'alta risoluzione è molto dettagliata, però sicuramente più lenta in acquisizione. L'alta velocità ci fa guadagnare molto in tempo di acquisizione, ma ci fa perdere un pochino a livello di definizione del dettaglio. Questi sono i campi di acquisizione, molto rapidamente: 10x10, 15x15, 20x20. Ovviamente è possibile fare un 20x15 o un 10x15, o addirittura espanderlo a un 30x15.
il prossimo futuro sarà andare a lavorare sulla lente da 55 gradi e avere un wide field OCT di altissima qualità. Giusto per concludere molto rapidamente, abbiamo la possibilità di avere lenti aggiuntive. La 55 gradi è ormai abbastanza nota perché è in dotazione su tutti gli angiografi, ora ci consente di fare, oltre che autofluorescenza, fluorangiografia, ECG, ci consente di fare anche il multicolor e l'OCT a 55 gradi e, come dicevamo, non troppo, diciamo, in discretamente breve tempo dovremmo riuscire ad avere anche l'angio CT su questo campo. Abbiamo una lente da 102 gradi, che però consente di fare soltanto infrarosso, autofluorescenza, FA e ECG, soltanto relativamente, nel senso che il modulo multicolor e il modulo CT non sono disponibili su questo tipo di lente. E come vediamo, la lente di Staudinger, che potenzialmente ha un 160 gradi, però a contatto non ha un grosso gap di acquisizione rispetto a una lente che è un 102 gradi, però non a contatto. Ultima nata di queste lenti è la lente High Magnification, è un 8 gradi ultra zoomata, quindi è uno zoom molto dettagliato di un punto della retina che ci consente di andare a visualizzare sia il flusso laminare dei vasi, ma soprattutto, come vediamo dalle immagini in basso, i dettagli di quelli che sono proprio adesso lo vediamo qua nell'immagine più in basso, tutto quello che riguarda la pigmentazione e la parte, diciamo, delle componenti della retina nel dettaglio. I fotorecettori in questo caso sono visualizzati ma non misurati, esiste poi uno strumento soltanto che ha un costo importante, che consente di misurare anche la componente quantitativa dei fotorecettori. Nelle nostre immagini non riusciamo a visualizzare la presenza dei fotorecettori per il momento, si visualizzano molto bene, però l'indagine è limitata a un imaging puro. Ultimo, sempre legato al discorso dell'OCT, abbiamo la lente del segmento anteriore che ci consente di visualizzare sclera, angolo e cornea in tre immagini distinte. Io con questo ho concluso, ovviamente non si è trattato del modulo glaucoma perché il terzo e il quarto incontro di questo gruppo di webinar saranno specifici su questi due argomenti dove vedremo tutti i dettagli di questi software fantastici e io passo la parola al dottor Lupidi che dovrebbe essere pronto con delle presentazioni sicuramente più cliniche e più interessanti. Grazie mille Michele, grazie a FIMAS per il prezioso supporto e per l'opportunità di anche quest'anno portare avanti, diciamo, il nostro set di Academy. Allora, vediamo un po', chiedo solo a Michele di darmi conferma della visualizzazione dello schermo Sì. e in modalità presentazione. In questo momento io la vedo in modalità presentazione, quindi secondo me puoi andare. Posso andare, perfetto. Allora, l'obiettivo di oggi è quello di dare un taglio quanto più dettagliato possibile di quello che è l'applicazione clinica dell'imaging multimodale mediante piattaforma Heidelberg, come ci ha già introdotto nelle varie modalità Michele poc'anzi. Queste sono le mie disclosure. Allora, nell'imaging retinocoroideale, il gold standard è di fatto l'imaging multimodale. È un imaging che può essere suddiviso sulla base di un imaging label free, ovvero un imaging che non prevede l'utilizzo di coloranti o mezzi di contrasto, e un dye imaging, ovvero l'imaging convenzionale, la angiografia al verde indocianino. Più nello specifico, il label free imaging si compone in maniera prioritaria dell'infrarosso, da luce aneritra, il multicolor, che è un secondo, diciamo, principio, l'integrazione di tre diversi livelli di reflettività, all'infrarosso, al blu e al verde, a seconda del livello di profondità, con
quindi di fatto è un imaging a risoluzione di profondità. Poi abbiamo due tipi di autofluorescenza, l'autofluorescenza al blu e la near infrared autofluorescence. Sempre per quanto riguarda il discorso dell'imaging, diciamo, invasivo, invece abbiamo la nostra fluorangiografia o l'angiografia al verde di indocianina o infrascianina. Abbiamo poi le metodiche tomografiche, ovvero l'OCT strutturale e l'OCT angiografia. Vediamo come diciamo, il multicolor si integri perfettamente con quello che è l'evidenza di alterazioni, in questo caso a carico degli strati retinici esterni. Vedete tutto quello che è rossastro, al di là dei vasi che sono ricostruiti artificialmente da parte dello strumento, e quindi viene data un falso colore rosso per simulare una color fundus photo. Tutto quello che vedete di rossastro non significa componente ematica, ma significa, o non necessariamente una componente ematica o emorragica, ma significa alterazione a livello dell'interfaccia tra componente fotorecettoriale, epitelio pigmentato e complesso EPR, membrana di Bruch, coriocapillare. Ovviamente abbiamo anche dei finding che sono abbastanza caratteristici. Paziente con occlusione venosa centrale della retina, vedete come nell'imaging in multicolor quello che si evidenzia in maniera sempre più dettagliata anche rispetto a un esame oftalmoscopico o rispetto ad un esame di una color fundus photo, per esempio, è la presenza di essudati cotonosi che appaiono come delle zone, diciamo, verdastre, come dei noduli verdastri. Questo perché? Perché di fatto è una lesione ad elevata reflettività. Parliamo sempre di reflettività perché abbiamo detto essere l'interpolazione di tre diversi livelli di reflettività, nello specifico localizzati a livello degli strati retinici e in questo caso fino alla componente del strato plessiforme interno ed esterno. Quindi strato delle cellule ganglionari, strato fino allo strato plessiforme esterno. Per quanto riguarda invece le componenti emorragiche vengono diciamo, rese tanto più evidenti e tanto più profonde quanto maggiore sono, diciamo, il livello di allocazione del sangue stesso. Quindi non necessariamente tutte quelle che vedete in rosso sono le vere emorragie che noi vediamo nel caso specifico, ma possono essere diciamo, molte di più all'esame oftalmoscopico, perché alcune vengono rese ad esempio in blu se sono molto superficiali o in verde se sono lievemente profonde del neuroepitelio. Questo perché alterano i livelli di reflettività della neuroretina stessa. Lo stesso paziente ovviamente viene studiato tanto per dare un taglio generale all'imaging multimodale mediante OCT strutturale, il nostro OCT strutturale che ci fa vedere il quadro tomografico al basale, ovvero un edema maculare cistoide con distacco sieroso del neuroepitelio in sede subfoveale, un visus vedete molto molto basso, quindi verosimilmente ci sarà anche una componente ipoperfusiva. Poi abbiamo una progressiva riduzione a seguito dei trattamenti iniettivi intravitreali e vedete come il paziente ha avuto tutto sommato un sostanziale miglioramento funzionale, ma degli esiti ovviamente, e quegli esiti saranno legati fondamentalmente alle zone di atrofia del neuroepitelio stesso a seguito del danno ischemico. Il danno ischemico ischemico soltanto presente del plesso capillare profondo, quindi quelle che definiamo PAM, paracentral acute middle maculopathy, e vedete sono queste bande a reflettività intermedio elevata che si localizzano tipicamente a livello dello strato nucleare interno, quindi sono sinonimo di un'ischemia o più in generale di una ipoperfusione a livello del plesso capillare profondo. E queste condizioni si traducono poi da un punto di vista strutturale in un follow-up longitudinale nella perdita o nell'assottigliamento a livello della neuroretina interna, più nello specifico proprio a livello dello strato, diciamo, di quegli strati che prendono nutrimento dalla iperfusione, quindi dallo strato plessiforme, dal plesso capillare profondo, nello specifico lo strato nucleare interno, il plessiforme esterno e il plessiforme interno. Possiamo ovviamente monitorare il paziente con la nostra angiografia in modalità field, vedete 55 gradi,
fase arteriosa fino a una fase venosa tardiva, e poi la nostra immagine in 102 gradi, come ci ha già fatto vedere Michele, che normalmente siamo adusi non prendere come singola immagine, ma è sufficiente avere anche un tilting nei settori nasali e temporali, che è estremamente facile da ottenere per poter avere una informazione che è sovrapponibile alle altre metodiche di ultra wide field imaging che sono in commercio. L'angiografia CT è l'ultimo elemento che completa l'imaging multimodale e che ci dà misura di quelle che sono le anomalie di perfusione, ovviamente nel distretto interessato, in questo caso in regione maculare, e vedete come la trama capillare in questi distretti sia sostanzialmente più rarefatta rispetto alle zone non direttamente coinvolte o rispetto a una trama vascolare in regione maculare che normalmente siamo adusi. Se vedete le distre capillari siano molto maggiori rispetto a quelle che normalmente troviamo, ci sono focali dilatazioni vascolari e possono essere valutate a diversi livelli, oltre alle discontinuità dell'arcata anastomotica perifoveale. Può essere utile l'angiografia CT anche per valutare il grado di progressione dell'ischemia maculare, che purtroppo è un fenomeno che spesso ci troviamo a fronteggiare nella nostra pratica clinica, e vedete come in taluni casi si ha una riduzione del dropout capillare, fortunatamente come in questo caso, ma non tanto per i processi riperfusivi quanto perché la regressione della componente edemigina può invariabilmente determinare proprio, diciamo, su base compressiva delle riperfusioni, una normalizzazione del flusso dei capillari maculari. Per quanto riguarda il proseguio della lettura vera e propria, ci permette di andare a vedere come alcune metodiche dell'imaging multimodale possano essere utili per andare a sostituire le angiografie convenzionali e dove le angiografie convenzionali sono assolutamente mandatorie. Quindi finding di tipo finding di tipo suppletivo, oppure dei finding, dei rilievi che sono di tipo integrativo, cioè sono le nostre metodiche di imaging utili a determinare a sostituire l'imaging convenzionale, oppure è necessario ancora procedere con le nostre angiografie stesse. Poi vediamo dove una delle massime estrinsecazioni delle metodiche non invasive, CT strutturale, angiografia CT, multimodal, nell'identificazione delle lesioni neovascolari nascenti. Nel prossimo incontro avremo l'attenzione esclusivamente concentrata sull'angiografia CT, quindi vedremo anche sulla base dei rilievi di letteratura quelle che è il nostro, lo stato dell'arte dell'angiografia CT, e vi introdurrò anche ad alcune novità proprio del panorama Heidelberg che sono assolutamente, a parer mio, fondamentali nella nostra pratica clinica. Poi vediamo come sia necessario muoversi in un'ottica tridimensionale, perché come abbiamo visto ci sono tante metodiche che danno però informazioni a diversi livelli di profondità, una di queste abbiamo detto essere il multicolore. Dall'ultimo, che cosa otteniamo con il nostro imaging multimodale attuale? Vediamo come, partendo da un caso che spesso possiamo affrontare nella nostra pratica clinica, ci possiamo trovare di fronte a pazienti che a seguito del trattamento iniettivo intravitreale vanno incontro a delle complicanze. Complicanze come in questo caso, vedete, una rottura, una soluzione di continuo dell'epitelio pigmentato che purtroppo è avvenuta espressamente in sede subfoveale. Come lo interpretiamo questo CT? Quali sono le informazioni però che questo CT strutturale ci dà e quante sono le informazioni che ci dà? Da un lato abbiamo la persistenza di fluido sottoretinico, abbiamo la presenza di un distacco fibrovascolare dell'epitelio pigmentato, vedete qui nei settori nasali, abbiamo una zona di denudamento della membrana di Bruch che appare particolarmente evidente, non è più sormontata dall'epitelio pigmentato, e vediamo il limite, il moncone distale dell'epitelio pigmentato, che è la sede della rottura stessa. E dove sarà finito questo epitelio pigmentato? Beh, la nostra ipotesi è
che sia focalizzato in questa lesione ad elevatissima reflettività, che possiamo distinguere perché ha un cono d'ombra retrotrasmesso, e quindi che sia andato incontro a un fenomeno di rolling, di arrotolamento in questa sede, immediatamente, diciamo, adiacente alla componente fibrovascolare del distacco di epitelio pigmentato. Abbiamo poi dei remnants della interdigitation zone. Sempre rimanendo nell'imaging non invasivo, quello che possiamo ottenere con la nostra angiografia CT è avere informazioni circa la causa di questo tipo di condizione. E nello specifico, quale sarà stata la causa? È una contrazione di una componente neovascolare che era fortemente adesa alla faccia interna dell'epitelio pigmentato. Nello specifico, questa componente neovascolare è ben evidente in una valutazione degli strati retini in uno slab, degli strati retinici esterni in angiografia CT, che va necessariamente integrata con analisi in cross-sectional o in B-scan, che ci fa vedere esattamente dove è localizzato il segnale di flusso, e il segnale di flusso è localizzato nel contesto del distacco fibrovascolare dell'epitelio pigmentato. Quindi, da un lato abbiamo l'evidenza di una lesione neovascolare attiva, perché presente attività esudativa, e causa di una complicanza, ovvero una rottura di epitelio pigmentato. Tutte queste informazioni noi le abbiamo ottenute esclusivamente con un imaging non invasivo. Ma quale modalità di imaging sceglieremo per confermare, secondo un protocollo tradizionale, questi finding? Allora, da un lato abbiamo la fluorangiografia, l'angiografia al verde indocianina, il multicolor, l'autofluorescenza al blu. Ovviamente la selezione delle metodiche di imaging invasivo è molto importante. E perché è molto importante? Perché se uno si lavora in una struttura universitaria si possono fare, o in un grande ospedale, tutti gli trattamenti che abbiamo fatto, e concentrare la nostra attenzione su ciò che è assolutamente mandatorio. Nello specifico abbiamo una lesione di tipo 1, quindi fare una fluorangiografia può essere meno sensibile rispetto a un'angiografia al verde indocianina. Il multicolor, l'autofluorescenza, essendo assolutamente non invasivi, ma ormai a pieno regime nel nostro imaging multimodale, potranno essere assolutamente utili. Quindi considereremo queste ultime tre metodiche di imaging. Vediamo come il multicolor ci faccia vedere una lesione rossastra, e quindi sappiamo che una lesione rossastra, come ci ha mostrato Michele, è qualcosa di sinonimo di una anomalia a livello della componente EPR, membrana di Bruch, coreocapillare, quindi il fascio più esterno. E conseguentemente ci aspettiamo che ci possa essere una lesione a livello dell'epitelio pigmentato o, come abbiamo visto, l'accumulo dell'epitelio pigmentato, dovuto a questo fenomeno di arrotolamento che si ha seguito della rottura. La fluorescenza blu sulla vostra destra dà informazioni relative ad una chiara lesione ben definita a losanga ipoautofluorescente, e quindi significa assenza di fluorofori dell'epitelio pigmentato, quindi assenza di epitelio pigmentato. Per contro, abbiamo nasalmente a questa zona abbiamo una lesione iperautofluorescente, che significa accumulo di fluorofori, che significa accumulo di epitelio pigmentato. Per confermare questi finding e capirne la causa, è fondamentale valutare la nostra angiografia al verde d'indocianina. Vedete sulla sinistra una fase venosa, sulla destra una fase stromale. Le fasi venose fanno vedere benissimo il network neovascolare, circondato da un pallone ipofluorescente, e sarà un effetto maschera da accumulo di epitelio pigmentato, da accumulo di pigmento. Per contro, vediamo come in questa zona ci sia una migliore visualizzazione dei vasi coroideali sottostanti rispetto a questa zona. Prendendo come riferimento questo vaso, questo grosso vaso coroideale, vedete come qui è più attenuato con la linea tratteggiata e molto più evidente in questa zona centrale. Questo significa di fatto che si ha un effetto finestra, window defect, legato all'assenza di epitelio pigmentato. Dove è finito l'epitelio pigmentato? Interpoliamo la cosa con il nostro imaging, con il nostro multicolor, e ci dice esattamente in questa zona. Quindi l'accumulo di epitelio pigmentato è localizzato lì, la causa è la nostra angiografia CT, ce l'ha fatto vedere già in passato, già in precedenza, scusate, e è esattamente nella sede della lesione neovascolare già evidenziata in angiografia al verde indocianina.
Quello che è sempre estremamente affascinante è che, vedete, le metodiche di imaging sono tutte perfettamente comparabili, sono tutte in scala. Questo perché lo strumento è in grado di mettere in evidenza come cioè, ci siano tutte lesioni, cioè, scusate, lo strumento permette di acquisire con la stessa lente tutte le varie metodiche di imaging, quindi utilizzando una sola piattaforma si è in grado di ottenere tutte le informazioni del caso. Da un punto di vista invece di capacità diagnostica, l'imaging multimodale è estremamente utile. Perché? Perché chi di voi si occupa di patologie, di dipartimenti di immunopatologia oculare dei centri uveiti, fa molto spesso riferimento all'angiografia nella diagnosi e nella diagnosi differenziale di diverse condizioni patologiche. Più nello specifico, abbiamo di fronte a noi un caso di multiple evanescent white dot syndrome o MUTS, dove il multicolor fa vedere delle lesioni, sostanzialmente non fa vedere delle lesioni chiaramente evidenti, ma questa diciamo incapacità di vedere delle lesioni è legata molto probabilmente ad una, diciamo, non qualitativamente eccellente acquisizione. Perché? Perché si ha una, diciamo così, vedete, una prevalenza netta del verde. Questa netta prevalenza del verde è qualcosa che è sinonimo di una defocalizzazione a livello retinico, quindi non abbiamo, diciamo, commutato la nostra focalizzazione su varie lunghezze di fuoco in maniera tale da poter omogenizzare i tre livelli di reflettività. Se ci sono delle problematiche audio, prego di commentarle. Michele, tutto a posto? Dal mio punto di vista, sì, direi. Perfetto. Che per me la presentazione è fluida e qualche Perfetto. Scatto dell'audio, ma direi che va tutto bene. Benissimo. E abbiamo l'autofluorescenza al blu che ci fa vedere delle lesioni iperautofluorescenti che sono tipiche proprio della MUTS, anche se in questo caso sono un po' sfumate in questa immagine, ma vedete questa marezzatura biancastra che corrisponde esattamente con le zone ipofluorescenti nella fase stromale dell'angiografia al verde di indocianina, che sono dei deficit, delle anomalie di riempimento della corio capillare e di impregnazione dell'epitelio pigmentato sovrastante. Abbiamo poi il nostro CT strutturale che ci fa vedere uno swelling della componente fotorecettoriale in sede subfoveale. Vedete come leggermente più spesso in questa zona, con due minimi assottigliamenti ai margini, questo è l'equivalente tomografico della granularità foveale che è tipica della MUTS da un punto di vista oftalmoscopico. Il paziente non è stato trattato, ovviamente, perché nella stragrande maggioranza dei casi la condizione tende a regredire in maniera spontanea, e questo di fatto così è stato, cioè le lesioni sono completamente regredite, ma a 4 settimane. Ma a 6 settimane cominciava a comparire la lesione a elevata riflettività subfoveale, in parte al di sotto dell'epitelio pigmentato, che si è sostanzialmente ingrandita a 2 mesi dal primo episodio. Quindi a questo punto il sospetto è che l'episodio acuto di MUTS potesse aver fatto da trigger di una complicanza vascolare. A questo punto abbiamo sottoposto il paziente ad un'angiografia convenzionale, e l'angiografia convenzionale ha mostrato uno staining centrale della lesione senza una diffusione tardiva. Non si aveva però una chiara evidenza di componente neovascolare. Abbiamo chiamato in aiuto la nostra angiografia OCT, un'anomalia a livello dello strato del plesso capillare superficiale, intermedio e profondo, e nessuna anomalia a livello degli strati retinici esterni, cioè non segnali di flusso in questa sede. A livello invece dell'epitelio pigmentato, quello che si apprezzava era un deficit, a livello della corio capillare, un deficit perfusivo in sede subfoveale, e questo ci ha permesso di valutare l'assenza di una corretta perfusione
per poter dire ovviamente che c'era un'anomalia di perfusione in questo distretto, dobbiamo comunque essere certi, valutando il nostro OCT strutturale e il nostro OCT, che non ci siano dei fenomeni di mascheramento, perché lo stesso fenomeno di mascheramento, il dark back shadowing, per esempio, che abbiamo visto in precedenza nel caso della rottura dell'epitelio pigmentato, ovviamente può essere causa di un'assenza di segnali di flusso sottostante, ma in quel caso non è legata da un'anomalia di perfusione, ma semplicemente dal fatto che non si ha, che il nostro raggio laser non arriva ad impattare quella struttura perché è completamente riflesso dalla struttura sovrastante. A questo punto abbiamo sottoposto il paziente ad un protocollo particolare, ve ne parlerò la prossima volta, un protocollo particolare che permette di ridurre in maniera sostanziale la distanza tra due B-scan consecutivi in un determinato volume scan, in un'acquisizione volumetrica la distanza tra due scansioni scan viene ridotta in maniera sostanziale, anche al di sotto di un micron, per aumentare la sensibilità di identificazione del flusso. E quindi quello che abbiamo ottenuto è un piccolo segnale di flusso, vedete, che sta gettando la lesione sottoretinica e che è inizialmente localizzato proprio, diciamo, a livello della membrana di Bruch, che sta oltrepassando la membrana di Bruch. La paziente non si è voluta sottoporre al trattamento mediante anti-VGF, ma solo a una terapia steroidea antinfiammatoria, quindi steroidea sistemica, e il paziente, e questa è l'evoluzione naturale della lesione a 4 settimane. Quindi vedete come la visualizzazione ottimizzata del flusso a livello coroideale o delle neovascolarizzazioni è strettamente dipendente dalla densità di scansione. Quindi tutte quei protocolli, ogni volta che uno va a valutare il protocollo di acquisizione, dobbiamo sempre tener conto che sarà più rapido, ma tanto maggiore la distanza tra due B-scan consecutivi, tanto minore è la nostra capacità di identificazione di una determinata lesione. E questo avviene soprattutto nei casi, ovviamente, di lesione neovascolare coroideale. Ovviamente le nostre angiografie OCT e i nostri esami di diciamo a risoluzione di profondità permettono una visualizzazione tridimensionale. La visualizzazione tridimensionale è qualcosa che necessariamente deve integrarsi con il nostro protocollo di acquisizione. Perché dico questo? Perché le informazioni sono estremamente utili sia da un punto di vista diagnostico che per il monitoraggio delle nostre decisioni terapeutiche e dell'efficacia. Vedete come quella che abbiamo definito dalla prima metà del 2016 hybrid angiography non è altro che una angiografia simultanea, diciamo così, una valutazione simultanea della stessa lesione angiografica in modalità convenzionale o in modalità esclusivamente funzionale, ovvero angiotomografica. Lo stesso paziente presenta in angiografia convenzionale una lesione neovascolare a livello della papilla ottica che ovviamente, essendo messa in evidenza dalla diffusione del colorante, quantomeno nelle fasi arterovenose e venose dell'angiografia convenzionale, ovviamente non ha quella capacità di identificare correttamente i margini del neovaso stesso, né la sua localizzazione assiale, cioè né i rapporti con la cavità vitreale nel caso specifico. Mentre nello stesso momento l'angiografia OCT ci permette di identificare nel dettaglio la chiara estensione della lesione neovascolare, non soffrendo, ripeto, di fenomeni di leakage, ma in più quello che abbiamo avuto modo di apprezzare, che abbiamo recentemente pubblicato, è che in angiografia OCT si ha la capacità di identificare delle neovascolarizzazioni ad uno stato nascente. Vedete come, o meglio, con maggiore facilità rispetto all'angiografia convenzionale. Quelle che abbiamo definito poorly leaking neovascularization, vedete come sono chiaramente evidenti nella nostra angiografia OCT, mentre
sono difficili da identificare in un quadro di diffusione tardiva per compromissione della barriera ematoretinica interna del colorante in un angiogramma convenzionale. Pertanto l'angiografia OCT ci permette di identificare l'esatta estensione della lesione con maggiore dettaglio rispetto all'angiografia convenzionale, identificazione di lesioni nascenti e soprattutto i rapporti anatomici con la ialoide posteriore. Questo è molto importante perché, ovviamente se si ha un'adesione da parte della ialoide posteriore nella sede della lesione, non parleremo più di una neovascolarizzazione epiretinica, come spesso ci auguriamo di avere, ma di una neovascolarizzazione vitreo-retinica, e ovviamente una neovascolarizzazione vitreo-retinica ha dei rischi di bleeding, dei rischi emorragici che sono di gran lunga superiori, e questo deve, anche in presenza di pazienti vanfotocoagulati o altro, modificare le nostre decisioni terapeutiche e anche il livello di attenzione. Il vascular assessment tridimensionale fa parte di quelle valutazioni che dicevamo non supplettive ma integrative rispetto all'angiografia convenzionale, perché noi sottoponiamo il nostro paziente a un esame angiografico, vediamo chiaramente un IRMA in regione maculare e temporomaculare e delle zone di ischemia retinica diagnosticate in angiografia convenzionale in una fase arteriovenosa, poi sottoponiamo il paziente nella stessa sede ad un'angiografia OCT e che cosa vediamo? Ma quella è una neovascolarizzazione iniziale, cioè sta aggettando la superficie retinica, o è proprio esclusivamente è intraretinico, quindi un IRMA propriamente detto, un reasset vascolare intraretinico? E vediamo come l'angiografia OCT ci dice che quella struttura vascolare anomala che abbiamo identificato mediante la nostra fluorangiografia convenzionale in realtà è solo di pertinenza del plesso capillare superficiale e del plesso capillare profondo. Pertanto è un reasset vascolare assolutamente intraretinico e quindi assolutamente tranquillo, se non per le potenzialità essudative. In più l'angiografia OCT, così come la fluorangiografia convenzionale, ci permettono di andare a correlare una determinata componente vascolare o neovascolare con le zone ischemiche circostanti in maniera assolutamente topografica. Quindi c'è una correlazione topografica tra la zona ischemica e quindi di qui è necessario valutare in maniera longitudinale l'eventuale estensione della lesione, non solo della lesione ma soprattutto dell'ischemia. Questo è un altro esempio di imaging multimodale. Vediamo come ci siano delle componenti emorragiche. In questo caso anche il multicolor, che ripeto ha una quota parte di interpolazioni, insomma è in grado di ricostruire, dare talvolta ad alcuni colori un falso colore, sempre partendo dal presupposto che le lesioni vanno caratterizzate esclusivamente sulla base del livello di reflettività. Quindi parlare di lesione in multicolor è mandatorio andare a considerare non tanto il tipo di lesione, ma il livello di profondità a livello della lesione stessa, quindi dove la lesione è localizzata. Blu interfaccia vitreoretinica, verde retina interna e interfaccia epitelio pigmentato coriocapillare complessi fotorecettoriali a livello della reflettività rosso. Paziente, abbiamo questa lesione emorragica in regione maculare, vedete come ci sia un fenomeno di mascheramento della in sede foveale e un 3 almeno lesioni ad elevata fluorescenza, una francamente neovascolare nei settori nasali, una di probabile natura neovascolare in regione foveale e l'altra verosimilmente un IRMA nel contesto di un'ampia area di compromissione della barriera ematoretinica esterna, quindi di compromissione della barriera ematoretinica interna, ovvero di leakage perivasale. Ora noi ci muoviamo con il nostro angiogramma, con il nostro OCT strutturale. Il nostro OCT strutturale è sempre fondamentale e una delle funzioni più utili. Io chiedo sempre ai nostri ragazzi, ai nostri specializzandi, di acquisire
in maniera simultanea l'OCT strutturale e la angiografia. Secondo me è una delle cose più rivoluzionarie. Perché? Perché avere, specie per chi sta imparando, per chi sta affrontando per la prima volta le angiografie, avere una correlazione tra un esame di natura funzionale, dinamica come l'angiografia, e il suo equivalente strutturale, diciamo, a livello di una lesione, senz'altro ci permette di poter ottenere tutta una serie di informazioni che possono essere non talvolta ben definite in angiografia convenzionale. Per quanto riguarda questo paziente, vediamo che una lesione a media reflettività è in realtà una emorragia retinica che si localizza al di sotto della membrana limitante interna. Abbiamo poi una struttura che aggetta la cavità vitreale, vedete come ci sia questo gettone, diciamo, di struttura a media reflettività che va ad aggettare la cavità vitreale proprio in sede foveale con un cono d'ombra retrotrasmesso, quindi ha una lesione ad elevatissima reflettività. Ma la cosa più importante è eseguire nello stesso paziente la nostra angiografia convenzionale, che ci fa vedere in quel sede una lesione ad elevato flusso, quindi quella struttura che noi andavamo ad inquadrare al nostro CT strutturale di fatto è una struttura vascolare perfusa e quindi è una neovascolarizzazione. L'angiografia CT, ovviamente, essendo un esame a risoluzione di profondità come altri, ha la possibilità di muoversi in maniera assiale e quindi andare a correlare quella lesione con lo stato perfusivo del plesso capillare superficiale. Ad esempio, in questo caso abbiamo, vedete, delle zone di anomala perfusione in parte confluenti. Il paziente viene sottoposto a trattamento laser panfotocoagulativo, vedete la regressione di grossa parte delle componenti emorragiche o delle alterazioni a carico del fundus in multicolor. Quello che a seguito del trattamento si vede è una sostanziale riduzione del leakage della lesione temporale, la presenza di quella struttura tipo IRMA nei settori temporali del polo posteriore, mentre per quanto riguarda persiste la struttura media fluorescenza in sede subfoveale, ma è sostanzialmente ridotta in termini di estensione rispetto alla precedente. L'ischemia ovviamente può solo tendere a progredire, non a ridursi a seguito del trattamento panfotocoagulativo. Vedete come ci sia uno shrinkage, una contrazione della estensione della componente neovascolare in sede maculare che abbiamo evidenziato mediante angiografia OCT, mentre, come dicevo, abbiamo dimostrato da pochi giorni come a seguito del trattamento panfotocoagulativo ci sia una tendenza statisticamente significativa alla progressione del danno ischemico, ovviamente non indotto dal trattamento laser, ma indotto da. Quali sono poi le nostre prospettive future? Beh, le prospettive future sono basate sul ottenere delle informazioni sempre più dettagliate che possano essere talvolta anche suppletive delle nostre angiografie convenzionali, quindi rendere il percorso diagnostico molto più rapido. Questo è quello che riusciamo ad oggi a ottenere con le fluorangiografie convenzionali, un'ottima angiografia con tutta l'arcata anastomotica perifoveale e i vari plessi capillari che sono però tutti sovrapposti in modalità bidimensionale. Le angiografie standard oggi, che sono comunque di altissima qualità perché permettono di visualizzare con i moduli ad alta risoluzione di Spectralis una distanza, diciamo, estremamente ridotta, e quindi tutte le componenti vascolari, come ci ha fatto vedere Michele, perché siamo, diciamo, a risoluzioni transverse e laterale di 5.7 micron, mentre la risoluzione iniziale addirittura digitale di 3.9 micron. Ovviamente noi riusciamo adesso ad ottenere delle informazioni con dei protocolli di immagini in acquisizione e post-processing particolari, che sono le cosiddette Boosted Average OCT Angiogram. Vedete come la qualità dell'immagine sia ancora superiore. Questo è qualcosa che verrà, diciamo, in un prossimo futuro. Però perché è molto importante interpolare le informazioni? Perché ci sono delle cose che fino adesso la nostra pratica clinica non ci ha consentito di valutare.
Che cosa non ci ha consentito di valutare? Beh, una su tutte, per esempio, la struttura dell'acquario capillare. L'acquario capillare è quella struttura, quel singolo strato di capillari fenestrati che si trova direttamente, diciamo, al di sotto della membrana di Bruch e che provvede ovviamente alla perfusione della neurofilatina esterna, dell'epitelio pigmentato, di tutta una serie di componenti che sono fondamentali per la funzione visiva. Ovviamente noi non abbiamo, se non dall'istologia e quindi ovviamente non in vivo, delle informazioni relative alla struttura dell'acquario capillare e quindi anche le eventuali condizioni patologiche che possono svilupparsi a carico di questo distretto finora non possono essere valutate nel dettaglio, cioè solo condizioni macroscopiche di danno sono quelle evidenziate dall'angiografia al verde di indocianina in una fase stromale con una, diciamo, e ad un occhio sufficientemente esperto. Ad oggi l'angiografia OCT, in particolar modo quelle che abbiamo visto in precedenza, le Boosted Average OCT Angiogram, permettono di aumentare in maniera sostanziale la risoluzione fino ad avere un quadro di sovrapponibilità in termini di trama vascolare con il 97% di verosimiglianza rispetto all'istologia. Vedete come i network vascolari siano molto, molto simili. Sulla sinistra un quadro istologico con questa fitta rete capillare che ha infinite connessioni tra le varie strutture lobulari che la compongono e le stesse informazioni le abbiamo da questo genere di informazioni. Tanto maggiore è l'importanza di questo, perché lo stigmatizzo una volta di più, è la prima visualizzazione in vivo dell'architettura e simultaneamente dello stato perfusivo dell'acquario capillare. Tanto più che adesso siamo in grado di ottenere informazioni anche su quelle componenti cellulari, quindi nello specifico i fotorecettori, che possiamo visualizzare direttamente con la nostra lente, con il nostro modulo eye magnification, vedete come nello stesso distretto, nello stesso ambiente, noi otteniamo questo genere di informazioni in termini di trama e di mosaico fotorecettoriale, quindi mosaico di cellule che ci permettono ovviamente la visione distinta. Parliamo esclusivamente di coni, regione maculare, però sono delle informazioni estremamente, estremamente utili per spiegare a volte anche i deficit funzionali nelle fasi di ricovery di alcune condizioni patologiche. Come take home message, vediamo come l'angiografia OCT è una metodica che va comunque, diciamo, così come altre metodiche multimodali devono essere necessariamente integrate. Perché tutto quello che di nuovo è stato introdotto con l'angiografia OCT e anche con il multicolor porta delle informazioni non solo non invasive, ma a risoluzione di profondità. E quindi otteniamo delle informazioni per la prima volta tridimensionali. Sono diverse modalità di imaging non invasivo e tutte queste modalità di imaging non invasivo, ripeto, possono talvolta essere sostitutive delle angiografie convenzionali, ma talvolta permetterci di identificare delle lesioni che non sono identificabili con protocolli di acquisizione standard oppure con gli esami invasivi stessi. E da ultimo, quindi un approccio integrato multimodale è senz'altro lo standard of care per le patologie retinocoroideali a tutt'oggi. Grazie mille per l'attenzione. Grazie Marco, direi che come sempre sei stato più che esaustivo e preciso e la presentazione è sempre molto molto dettagliata. Prima di chiudere c'è un'unica domanda, se vuoi riesci a accedere alla Assolutamente. chat e possiamo rispondere in live, tanto direi che abbiamo 5 minuti di tempo per farlo. Allora, Antonio, che è un carissimo amico e che non fa mai mancare la sua presenza, e noi siamo assolutamente sempre onorati di averlo con noi. Allora, praticamente ho notato che forse la PRP non è stata sufficiente a risolvere. Sia possibile in questi casi un trattamento anti-VEGF? Allora, Scusa la Marco, domanda, ti chiedo di sì, la leggere leggiamo per giusto per tutti, tutti. sì.
Leggiamo per tutti. Antonio, diciamo, nota come il trattamento panfotocoagulativo nel caso di quel paziente che presentava al basale una neovascolarizzazione nei settori nasali franca, un IRMA nei settori temporali e quella lesione iperfluorescente in partenza dall'arcata anastomotica perifoveale e quindi maculare, in ACT è una franca componente di proliferazione vitroretinica, ha notato come la PRP non è stata in grado di risolvere completamente la neovascolarizzazione. E si domandava come diciamo, un'eventuale integrazione mediante anti-VEGF possa portare a dei possibili vantaggi. Ora, la domanda è assolutamente pertinente come sempre e è molto interessante. Allora, io non ho ovviamente la certezza di dare una risposta, o meglio di dare una risposta che abbia un valore assoluto. Posso rispondere sulla base della mia modalità di approccio. Allora, il trattamento panfotocoagulativo, quando sono delle neovascolarizzazioni che hanno il loro scaffold importante, può essere valutato, meglio terapeutica, può essere valutata solo sulla base di una riduzione del leakage piuttosto che di una completa assenza di visualizzazione del neovaso. Quindi, perché quando sono delle strutture sufficientemente articolate vanno incontro comunque a un processo di covering pericitario e quindi il neovaso resta. Quello che talvolta può, quindi la persistenza della lesione neovascolare è qualcosa che spesso ci troviamo a fronteggiare anche in pazienti panfotocoagulati. Se il paziente è correttamente panfotocoagulato e quindi non ci sono delle zone dove noi riteniamo opportuno fare dell'ulteriore trattamento laser, se noi abbiamo un paziente che ha una, diciamo, è sufficientemente quiescente in un monitoraggio a breve termine angiografico, senza episodi particolari di ulteriore comparsa di lesioni neovascolari o di aumento del leakage da parte delle stesse, possiamo anche fermarci con la nostra panfotocoagulazione. Normalmente utilizzo l'integrazione mediante anti-VEGF nei casi in cui il paziente presenta degli emovitrei di grado variabile più o meno recidivanti. La maggior parte dei pazienti che noi trattiamo con anti-VEGF in assenza di edema maculare, per non dire la totalità, sono pazienti che hanno degli emovitrei recidivanti, pazienti diabetici ovviamente, nel caso specifico, che hanno però diciamo, delle componenti di emorragie vitreali ricorrenti. Quindi in quel caso ci aiutiamo con l'anti-VEGF perché ci dà una minima mano nella clearance, ma una mano sostanziale nel rendere esame quelle strutture vascolari ancora attaccabili e quindi ridurre questo genere di rischio in talune circostanze. Poi, ripeto, l'esperienza tutto sommato è abbastanza limitata su questo genere di pazienti perché non, fortunatamente non sono così frequenti. Bene, direi che al momento forse sì, direi che non ci sono altre domande. E abbiamo mantenuto i tempi, ho visto che le persone stanno iniziando ad uscire dalla conversazione. Io ne approfitto per salutare Marco, per salutare tutti i partecipanti e dare appuntamento alla prossima lettura che sarà specifica sull'angio-CT. E niente, direi che possiamo chiudere la conversazione. Ti lascio libero Marco, ti ringrazio ancora una volta per la tua partecipazione. Grazie a tutti i partecipanti e alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti.